Benissimo, cari ragazzi, dopo una bella camminata sulle nostre alture della Liguria, dove ci danno panorami mozzafiato, siamo qua alla ricerca chiaramente della nostra Macrolepiota procera, un fungo molto importante, un fungo presente nella latifoglie, un fungo che, diciamo, il fungo facile anche quello dei bambini, perché comunque per le sue grandi dimensioni chiaramente è alla portata un po' di tutti, difficile da poter confondere, anche se ci sono alcune specie, diciamo, della nostra macrolepiota che in questo caso può essere anche velenosa. Se noi stiamo attenti a quelle due o tre caratteristiche, come vi ho detto prima, difficile comunque da confondere. Comunque ricordatevi sempre di, quando avete raccolto i funghi, sempre di portarli in un ispettorato micologico nelle vostre ASL di zona, in maniera tale da evitare spiacevoli conseguenze, perché come dico sempre, coi funghi non si scherza mai. Ora continuiamo la nostra ricerca sperando di trovare altri nostri bei funghi da farci divertire, che poi ci renderanno felici a tavola. Ok, andiamo alla battuta. Ragazzi, qui c'è, intravedo in mezzo alla faggeta, un altro esemplare di macrolepiota, bellissima ragazzi, bellissima, fantastica, fantastica macrolepiota procera. Ok, la caviamo. Questo esemplare di macrolepiota. Cosa vi dico di questo fungo? Tanto è un fungo, un ottimo commestibile. Se guardiamo la cuticola, oltre a intravedere le varie verruche che ci sono sul cappello, possiamo vedere che la cuticola, diciamo, del nostro fungo è praticamente quasi lanoso, soffice. Ora tagliamo il gambo. Ok, tagliamo il gambo. Ecco qui. Benissimo. Come potete vedere, questo esemplare qui si sta aprendo adesso. C'è un bel anello. E come ogni volta che si esce con qualcuno che ne sa anche più di noi, oggi dal mio amico Davide ho avuto una nuova, diciamo, informazione riguardo questo fungo fantastico. Cioè, cos'è? È quello che noi, se andiamo a staccare il nostro anello, ok, lo stacchiamo, questo, come potete vedere, è buonissimo da mangiare anche crudo. Ora vi faccio vedere, che non vi dico, è ricchissimo di vitamine e di minerali, è un gusto tipo nocciolato, ora lo potete mangiare tranquillamente. Come mai lo mangiamo? Per sentire il gusto del bosco. Voi direte, siete matti? No, è proprio così, a parte che fa benissimo. Io ve lo consiglio, quando siete per macrolepiota procera, staccate l'anello e, come dice il mio amico Davide, assaggiatelo e gustatevelo. Andiamo avanti con la battuta, va. Ecco qua un altro esemplare di macrolepiota procera. Chiaramente questo qui è lo stato giovanile del nostro corpofero. E se voi lo osservate in maniera molto attenta, la sua forma dà proprio il nome alla macrolepiota, che viene chiamata mazza di tamburo. Ecco il motivo per il quale viene chiamata mazza di tamburo. La sua forma, diciamo, che è praticamente identica a quella di una mazza del tamburo. La caviamo, anche questa qui, vedete, bulbo in fondo, qui sotto allo stadio giovanile il limenoforo è protetto da una membrana, che poi alla fine, quando si distaccherà, rimarrà praticamente un fardello, quindi l'anello che poi rimane fissato sul gambo. Come potete vedere,
il gambo è zebrato, anche qua le verruche classiche della nostra macrolepiota. Se noi adesso la andiamo a odorare, sa a un odore di farina, buonissimo, buonissimo. È un fungo che in cucina rende tantissimo. Se voi tagliate qua di netto il gambo e quando arrivate a casa mettete il fungo dentro un bicchiere d'acqua, l'indomani ritroverete praticamente il fungo aperto, perché lui continua la sua maturazione, ok? Ora andiamo avanti con la battuta, vediamo di farvene vedere delle altre e così vi do ancora qualche altro dettaglio. Vedete che gambo lungo che ha la nostra macrolepiota. Questo dà il nome proprio lepiota, piede, grande piede, lepiota procera. Quindi anche il nome va a seguire un pochino quello che è la forma del nostro fungo. Ragazzi, qui c'è un altro bellissimo esemplare di macrolepiota procera. Guardate che spettacolo di esemplare. Guardate, anello perfetto, lamellato in maniera proprio direi divino, la sua classica zebratura sul gambo che non la fa confondere con nessun altro tipo di fungo. La stacchiamo. Come potete vedere la base del fungo è bulbosa, vedete? E la sua particolarità è quella che, come vedete, l'anello cammina lungo il gambo. Macrolepiota procera. Sono meravigliose quando sono cose così. Le potete trovare sotto i castagni, nell'erba, nei faggi, nei noccioleti, insomma in tutte le nostre latifoglie. Bellissime e buonissime. Ora poi vi darò anche una ricettina. Vedete il gambo? Se non lo tagliamo adesso. Cavolo, vedete? Leggermente una tela all'interno. Filaccioso come tipo di gambo, legnoso, che si sfibra praticamente, per questo non si consuma mai. Qui c'è un'altra nostra regina. Questo diciamo che è il fungo un pochino che viene conosciuto un po' da tutti, no? Anche quelli meno esperti conoscono le classiche quattro specie, là ce n'è un'altra, le quattro specie comuni, il galletto, la colombina, la russola, e il porcino e la mazza di tamburo. Guardate qui che meraviglia, in mezzo a questa erbetta, questi saranno i nostri bocconcini stasera, sono fantastici. Stiamo continuando la battuta alla nostra macrolepiota e come potete vedere lì in mezzo all'erba ce n'è un'altra. Quando troviamo sti funghi qui è veramente una gioia, perché semplicemente perché dà l'invito al nostro porcino a entrare in scena in brevissimo tempo. Fantastico. Come potete vedere l'interno del gambo del nostro fungo è fibroso, filaccioso, chiaramente il gambo non si consuma, viene eliminato e si consuma solamente il cappello. Spettacolo, spettacolissimo, wow, 2 e 3, guardate l'immenofero com'è bello chiaro, wow.
Wow! Questa è piccolina e la lasciamo. Forse il fatto che noi abbiamo tagliato quella grande darà modo al terreno di nutrirsene solamente lei, quindi diventare una grandissima. Correndo questo sentiero, quando dietro a questa roccia qui, cosa scorgiamo? Guardate, scorgiamo un'asta, la nostra mazza di tamburo, guardate com'è ben nascosta, e qualche maleducato, come potete vedere, vedete, che butta via il succo di frutta. Speriamo che sia andato per traverso a colui che l'ha bevuto, ok? Che stia anche un po' male. Siete veramente maleducati coloro, stiamo parlando di coloro che stanno fanno queste cose qua. Bottiglie, plastica, portatevela a casa. Portatevela a casa, non fate i maiali. Questa è la macrolide pilota procera. Guardate, cari ragazzi, che meraviglia della natura, guardate, tutte macrolepiota procera, guardate, in tutte le varie maturazioni, più chiuse, più aperte, ce n'è di tutti i tipi, di tutte le grandezze, guardate qui che meraviglia, anche per quelli che comunque seguono sempre il porcino, ragazzi, è una goduria anche per voi, guardate, credetemi, è uno spettacolo che non si vede ogni giorno, guardate qua. Guardate qui, guardate, di tutte le misure, guardate qui, guardate, guardate qui, guardate che meraviglia, tutte macrolepiota procera, guardate, guardate, ce n'è un prato, guardate qua, andiamo un po' più avanti qui, guardate, qui ancora tutte chiuse, guardate, tutti gli stadi, guardate, guardate che meraviglia, guardate, guardate, sanissime, perfette, appena di nascita, guardate, guardate, guardate qua, e qui in mezzo a queste spinette, guardate, sembra veramente le mazze dei tamburi, guardate che coli alti, guardate quante ce ne sono, guardate, ragazzi, un'infinità, la nostra, guardate laggiù, la nostra macrolepiota procera, che viene chiamata anche da molti bubola, ombrellone, guardate qui, guardate, guardate che spettacolo, guardate, guardate, guardate qui, ce n'è da tutte le parti, impestato, guardate, guardate qui come spiccano in questo verde meraviglioso, guardate qui che roba, guardate qui che veramente uno, è una cosa che non capita tutti i giorni, si trovano sì, ma non in questo, in questo modo. Benissimo, siamo arrivati a fine battuta e come potete vedere siamo tutto in un altro ambiente, siamo tornati a casa. Come potete vedere la nostra battuta è stata ricchissima, le nostre mazze di tamburo hanno dato gioia alle nostre ceste, hanno dato gioia ai nostri occhi, perché chi comunque ama la micologia chiaramente ha grande soddisfazione a raccogliere anche questi funghi qua. Come avete potuto vedere durante il video, mi avete trovato in mezzo alle faggete, mi avete trovato nell'erba, mi avete trovato lungo i sentieri, mi avete trovato in pianura, insomma mi avete trovato in varie situazioni. Perché questo? Perché questo fungo non è un fungo simbionte, cioè quindi non nasce in simbiosi con le piante, ma è un fungo saprofita. Cosa significa saprofita? È un fungo che nella natura viene considerato un fungo spazzino. Fungo spazzino perché lui entra in gioco nel momento in cui abbiamo una situazione di bosco marcescente, cioè quindi dopo tante piogge, chiaramente legneti, foglie, roba così, erbe, e queste vanno a marcire, e quindi la natura chiama in campo i funghi saprofiti che praticamente andranno a consumare, a nutrirsi di queste sostanze ormai
distrutte per poterle poi rigenerare. Benissimo, e come vi avevo detto durante la battuta, vi avrei dato una piccola ricetta. Sì, ce ne esistono moltissime. Questa sera la macinina mi ha cucinato in una maniera fantastica le nostre macarole piotta. In che maniera? Ha dato con uno straccetto umido e una pulita praticamente alle nostre masse di tamburo. Con un pennellino ha spennellato bene le lamelle sotto con molta delicatezza, perché chiaramente è la parte più delicata del nostro fungo. Ha eliminato il gambo. Dopo aver fatto tutto ciò, le ha leggermente asciugate con un po' di Scottex. Dopodiché, cosa ha fatto? L'ha passate nella farina, ha fatto uno sbattuto di uovo, l'ha bagnate dentro l'uovo per poi riposarle nel pane grattugiato. Dopo aver passato le nostre masse di tamburo sul pane grattugiato, le ha lasciate riposare. Nel frattempo ha preso una leccarda da forno, ha messo della carta da forno alla base e ha posizionato le nostre masse di tamburo all'interno della nostra leccarda. Le ha cosparse di olio e poi le ha messe a cucinare in forno. Ragazzi, non vi dico che bontà, sembravano bistecche. Pensate che come tipo di fungo, una volta preparate in questa maniera, avranno le stesse proteine di una fettina di carne. Quindi, quando voi mangiate una bella mazza di tamburo, è come mangiare praticamente una fettina di carne. Bene, siamo arrivati al termine di questo video. Chiaramente vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, non fate altro che mettere un bel like. E se in più mi volete seguire, non fate altro che iscrivervi al mio canale. Vi ricordo sempre che è gratuito e se poi a fianco a iscriviti c'è una campanellina e voi la cliccate, questo darà modo che ogni volta che vi inserisco un nuovo video sarete avvisati in maniera da non perdervene neanche uno, ok? Bene, vi abbraccio a tutti quanti, vi do appuntamento alla prossima, un bacio, ciao da Macinetto e dal mondo di Fungomagia.